Allora, io chiudo velocemente leggendoti un comunicato ufficiale che è uscito 10 secondi fa su PG Meno male che Esports. non me lo fai leggere. No, lo leggo Sono io. contento. Lo leggo io. Anzi, Che se strumento, lo vuoi. leggiamo. Già mi sono Vabbè, lo leggiamo, impanicato. nel senso lo leggo io, Ah, così do la notizia fresca, che è proprio fresca di giornata. Molti lo pensavano, molti lo sospettavano, quello che è stato detto in settimana, c'erano dei rumori a riguardo e noi non abbiamo parlato, ne parliamo adesso che è ufficiale. C'è un official statement, Gaia Esports MPG National, tweet longer. ma non do il baletto. Dopo un'approfondita indagine che ha raccolto le testimonianze di tutte le parti, PG Esports ha appurato la non ottemperanza da parte di Gaia Esports di diversi punti del TPA, che è il Team Participation Agreement, e del regolamento ufficiale. Poiché la società non ha rispettato la tempistica comunicata per rimettersi in pari con gli obblighi contrattuali, inclusi quelli nei confronti di giocatori e staff, e non ha dato alcuna comunicazione in merito, PG Esports ha deciso di squalificare Gaia Esports, annullando il contratto di partecipazione ed assegnando lo slot per il PG National 2022 a Atleta Esports, squadra proveniente dal Proving Grounds. We going PG, baby. Eh sì, e quella faccia è tutta tua. Sono contento per l'atleta, però voglio capire mo i player che dovevano player lo staff che doveva ricevere il denaro. Succederà qualcosa, ci saranno dei movimenti per aiutarli a riavere Io ciò che è non loro so, per il loro lavoro. personalmente non so se PG si è presa carico, cioè di solito PG che cosa fa? Dà un tot di cash, di Sì, un soldini, budget, a sì. una squadra che partecipa. E come tale io penso, mi immagino almeno, che questi soldi siano stati dati ai giocatori. Credo. Ma lì stava scritto che aveva 15 giorni per pagarli. Quello Certo, è sono perché solo lui ha 15 fatto dei giorni. contratti a questi giocatori a cui ha promesso determinate cose e in questi contratti comunque c'era anche scritto tante cose che non sono state rispettate, ovvero ti pago una Tu metà sei un qua. contratto. E lui i Tu hai un contratti non li ha contratto. rispettati ed è sparito. Cioè, E questa persona è scomparsa. questa persona è scomparsa, non ha dato più sue notizie, non so quali tipi di interventi penali ci possono essere nei suoi confronti. Per fortuna non mi intendo di giurisprudenza, però comunque la situazione è tragica, ne abbiamo già parlato in precedenza anche quando è stata annunciata. Indubbiamente ci dispiace per i giocatori che hanno subito un danno enorme e ci dispiace tantissimo anche per quello che abbiamo visto, cioè quando è stata comunicata questa cosa, ovvero quando hanno cominciato a girare le voci ufficiali, quando è finito lo split dei Gaia che sono stati eliminati dal torneo del PG Nuts, e la notizia è stata riportata anche da Esport Maniacos, che è una cosa terribile per quanto riguarda l'immagine dell'Italia Sì. agli occhi di tutte le altre RL. Tu immagina quelli dall'estero che dicono: guarda, questi scappati di casa che non riescono a tenere Esatto, testa a io. uno che prende e fa quello che vuole, Esatto, che dicono vergogna. essenzialmente io lo scam, cerco di evitarlo, là mi fregano e comunque non è che siamo nuovi a episodi di questo Non genere. abbiamo una bella Purtroppo nomea, non diciamo. abbiamo una bella nomea. Speriamo che la situazione vada cambiando. Diciamo che lo faccio io un po' di flame. Lo posso Vai, fare vai, un po' di vai. flame. Ci hanno messo un po' di tempo, perché comunque ricordiamo che lo split è finito da un bel po'. Ci hanno messo un po' di tempo. Però, se questi erano i tempi dovuti da Riot Games, da APG e tutto quanto, Meglio tardi che meglio mai, tardi che rischio. mai. Perché se questa persona comunque si fosse svegliata dal nulla e avesse deciso di pagare così, d'amblè, dice vabbè sì, ora vi pago tutti i soldi, è probabile che lo slot sarebbe rimasto in mano sua. E noi Sì. saremmo ritrovati di nuovo questa organizzazione comandata da una persona Ma tu poi scomparsa. immagina che danni avrà combinato questo tipo, Eh sì. perché comunque tu gli slot li puoi vendere e sono soldi. Cioè, Eh sì. se la soluzione che ha pensato è addirittura migliore del vendere lo slot per poi magari dare i soldi a chi ha lavorato per te, cioè vuol dire che sei proprio messo male. Sei proprio messo male. Nonostante avesse spammato e facendo vedere durante l'anno lo screenshot del suo PayPal in cui faceva vedere che aveva 100.000 euro sul PayPal, perché la gente diceva: scusa, ma perché non paghi? Ma tu sei un fregatore. Si sapeva qualcosa su di lui, si sapeva, si è deciso di fidarsi lo stesso e purtroppo è andato così. Ma tutto è bene quel che finisce bene, caro il mio Lele, perché adesso lo slot è nelle mani giuste. Ha!
E poi pagati i giocatori? Oddio, qua c'è Emnata Mess in chat. Che dice: Emnata Mess, ci sta, chiamami se non ci ti sta. Pagano. Sì, lo puoi chiamare Devil, faremo denunzie anche su questa cosa. Pagato, vaccinato, l'abbiamo pure vaccinato. Pensa pagato che... e vaccinato. Pensa che... Non male. Adesso, caro Revil, siamo in ritardo di un quarto d'ora. Io mi sto muovendo sulla sedia. Devo... ma io devo correre in bagno da un'ora e mezza. E non lo sto facendo. Quindi, mi affretto... Però per te che è leggero. Sì, sì. E mi affretto a procedere nei confronti dei saluti finali. Io ringrazio tutti voi per averci seguito. Ringrazio Emanuele Messe, che comunque ricordiamo tutti quanti. Rivedremo domani. Domani c'è l'Axolot Run, in cui Atleta eSport Academy... tornerà a vedere, insomma ci sono mancati domenica, non domani, domenica visto. domenica domani sono i mondiali, domani c'è la finale, guardate che finale sabato, ma a che ora è domenica? Domenica alle 16 potete stare svegli la notte, vi guardate Arcane, guardate un po' di Arcane e poi alle 16 tornate qui perché c'è la Atleta eSport Academy. Non vedremo Belly e Uden, ahimè. Saranno sostituiti da Ryujin e Henry. Ulteriori dettagli arriveranno domani. Ryujin, Francisc e Henry, il profeta. Il profeta, sì. Mamma mia. Ne parliamo. Ma qui c'è lo squadrone, Trex, Henry. Madonna mia di Dio. Wow, c'è squadrone. Yes. Buona serata a tutti quanti. Ciao Avataro. E buona finale a tutti quanti. Noi ci vediamo domenica. Domenica. Ci vediamo domenica. Buona serata. Ciao ragazzi.